Ciao raga, benvenuti nella mia vita, come state? Oggi sono con il mio Vlad Good morning. Good morning e stiamo per fare un video bellissimo che ho visto sul web, ormai da tantissimi anni che sta girando questo video, ma non ho mai provato a farlo. Praticamente cosa faremo? Metteremo qui, non so se potete vedere l'ancia che sta cercando di evadere in tutti i modi. Da Alcatraz. Sì, esatto, di là c'è appunto Lancia, Maya e Iro. Invece da questo lato c'è Snoop Dogg. Allora, praticamente vogliamo testare e vedere come reagiscono cani e gatti a, come si può dire, una barriera, un Un campo di mine minato. campo di bicchieri minati. Praticamente metteremo un sacco di bicchieri proprio tutti qua davanti e vogliamo vedere come reagiscono appunto prima Iro, poi Lancia, poi Maya. E alla fine vedremo come Come reagisce. reagisce Katia? Esatto, oh mio Dio, come reagisce Snoop Dogg. Quindi direi di partire subito. Iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Mettetemi un bel like se può piacervi questo video. E cliccate sulla campanella qui in alto per rimanere aggiornati sui miei video con una notifica. Adesso mettiamo tutti i bicchieri. Ovviamente io poi starò dalla parte di Snoop che è proprio qua sotto. E Vlad sarà quello che libererà i gatti. Vediamo il Kraken. Il Kraken. Vai, ne abbiamo un casino da mettere. Bene amici, abbiamo messo tutti i bicchieri e adesso liberiamo le bestiacce. Chi liberiamo per primo? Lancia? Liberiamo Lancia. Ma e adesso? Amore, vieni qua. No, vale, è un casinista. Vediamo quanti ne fa cadere, eh? Guardalo. Ce l'ha fatta. Ce l'hai fatta, ma di qua non passi tanto. No, no, no. No, no, no. No, col cavolo. Non puoi. Lancia, dove vai? Non puoi scappare di là. Maledetto, se n'è andato. E adesso? Scappato. Ma dai, Lancia. Vieni a giocare con noi. Ti immagini che ce la fa a non farne cadere neanche uno? Eccolo, uno è caduto. Snoopo, no! Adesso arriverà anche il tuo turno, non ti preoccupare. Oh, olio cuore, vai! Disgraziato! Adesso è la volta di Iro. Ma che sta tornando indietro, Lancia? Adesso si menano. No! Guarda come è tutto spettinato, io, povero! Guarda che torna! Per ora ha fatto vedere uno, Lancia, eh! Vediamo Iro anche. Dai, Iro! Ma puoi essere così casinista? Sei un gatto!
Cioè ti fai battere da lancia? Non ce la fa, l'abbiamo messi troppo larghi, dobbiamo metterli più stretti, amore. Cioè uno ne ha fatto cadere finora? Quello lì e basta? Davvero? Iro ne ha fatti cadere invece. Uno là e basta, anche gli... Ah, sono pari. Sono pari. Il barbatrucco. Ecco, adesso è rimasto fregato. Sei rimasto fregato. Niente, gioco. È arrivato il momento del gioco. Sì, ma non riesce ad aprire la porta questo disgraziato. Lancia, vai su, dai. Non è tipo, è abbastanza incavolata, guardalo che è ripassato di nuovo. Quanti li stai facendo cadere? Lancia, fammi vedere, togliti. Ci prova, fare il salto. Ce la fa? Non vale il pupazzo? E niente, ce l'ha fatta. Quindi ne ha fatti cadere altri tre, praticamente. Quindi quattro. Quattro lancia, cinque. Porca bicchiere, adesso la zampa nel bicchiere non vale. Mai è imprendibile. Come mai è imprendibile? Dai, amore. Vabbè, aprigli la porta, vedi che scende. E gli tocchi leggermente il sederino. Prova, prova di nuovo. Apri tutto e falla uscire. Che poi liberiamo il Kraken. Kraken. Che non è Maya in questo caso, ma è Snoop. Vieni ciccia! Maya! Che miseria di Dio, me ne frego di tutto! Questa è la modalità. E invece la modalità di lancia è continuare a ripassare all'infinito. Per fare cadere la posta. Per fare cadere tutti. Dai Maya, è vera soddisfazione proprio, anche tu io, cioè, ma dai! Io non ce la fa più, non ci sopporta più, vuole solo uscire, non gliene frega più niente. Guarda, guarda. Sì, c'è il gioco per tutti i lanci. Sì, sì, li dobbiamo lasciare per sempre. Amore, cosa fai? Avanti e indietro. E ora di liberare il Kraken. Liberiamo il Kraken? E allora di liberarlo. Va bene. Maya! Spazza via sei bicchieri che... Sì, è vero, dai, lo facciamo. Prende il porto levatoio del Kraken. Annusiamo, c'è del cibo dentro. Non capisco, cosa devo fare? Cosa devo fare? Me li devo mangiare. Me li devo mangiare tutti. Vai, prendi i gatti. Prendi i gatti. Cosa c'ha? Ce l'ha uno in bocca. Eccolo, eccolo. No, fammi da fare, amore! Schiaffi e botte! E chi sarà quel bicchiere? Cos'è? Le belle statue, così che resta il gol. Chiamalo, chiamalo, chiamalo! No! No! Snoop! Snoop! Vieni qui! Snoop! Andiamo! Dai! Vieni qua, papà! Vieni qua! A figurati se lui avrebbe, ce l'avrebbe fatta! Eccolo l'altro! La mossa felina! No! Che carini. Dai, che poi li dobbiamo raccogliere tutti. Cioè, sei più casinista di lui, guardalo. Tutti li rimangio, tutti. Che carino. Dai, che ha paura. Che devastazione! È la devastazione! Dai, hai rovinato il gioco, amore! No!
afferrano. Che carino. Batte, batte. Ecco, no, no, strano. Meno male. Bella raga, ce l'abbiamo fatta a fare questo esperimento, ci tenevo tanto a farlo, non so perché ci tenevo, però lo volevo fare, spero che vi siate divertiti, noi ci siamo divertiti un sacco, loro forse un po' meno. Va bene raga, vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio, ci vediamo venerdì alle 14.30 per un nuovo video, mi raccomando non perdetelo. E adesso dobbiamo sistemare tutto questo casino. Sistemerò lei. Maia schifata. Ci siete dei bastardi. Fatemi uscire. Adesso vi facciamo uscire tutti, raga, dai. Fuori tutti. Fuori. Fuori. Fuori amore, fuori. Fuori. Vai fuori, bravo. No. Fuori. Maia, fuori, dai. Apriti la porta così esco tutto. Vai Maia, fuori. Libera. Vai, fammi sedere. Su. Prima volta che Lancia esce. Beh sì, è ora di liberare anche lui. Se ha voglia, perché non si capisce. Fino adesso hai rotto le palle perché volevi uscire ma non esci. Dice, ma che cacchio. È stranito che lo stiamo lasciando andare. Ah, c'è Snoop. Snoop, devi controllarci Lancia, mi raccomando, devi fargli da dog sitter o cat sitter, non so. Iro, usciamo? Ma quanto siamo belli noi. Noi siamo bellissimi, vero? Siamo troppo fighi. Siamo dei figoni. Figoni. Niente, ci sto ripensando. Sì. Dai, Iro, esci. Scendi. Esci anche tu, dai. Fuori. Bravissimo. Ecco. No, e Lancia è rientrato, non ci credo. Sta rientrando. Ci ha ripensato. Allora, chiudi.